La matricola Sestri Levante, sabato 3 febbraio alle 20.45 sarà la volta del Pineto, sempre all'Adriatico. Opportunità da capitalizzare dopo la convincente prestazione di Arezzo. Il tutto col mercato aperto. La sessione invernale terminerà giovedì prossimo 1 febbraio alle 20. Per migliorare la rosa servono almeno una mezzala e un attaccante. Ancora tutto fermo. In uscita, se parte Cuppone, finora però solo sondaggi, arriverà un'altra punta. Si parla da tempo di Samuele Spalluto del Monopoli. 0 gol in 18 presenze per caratteristiche adatto al calcio di Zeman. E di Jacopo Cernigoi, già biancazzurro per metà stagione nel 2021-22. Sicuramente un buon giocatore di struttura, bravo tecnicamente, abile a far salire la squadra, forte sui palloni diretti. Ma non è l'ideale per il gioco del Boemo perché viene più incontro e non è incline ad attaccare la profondità. Alla domanda se si aspetta almeno un innesto prima della chiusura del mercato, Zeman risponde così. Io ora non lo aspetto più, nel senso di no, noi siamo così, per me soluzioni all'interno si trovano. Di solito ne gioca uno, finché Cuppone è vivo non ho problemi. Io non lo vorrei dare via, a parte che ha fatto bene con noi. A parte i gol sbagliati, ma quello sbagliano anche i più bravi, però per me è un giocatore positivo, non ripeto il concetto, sono contento così. In campo la parola d'ordine è continuità. Ad Arezzo è arrivata una risposta significativa sul piano dell'approccio in generale e dell'atteggiamento nella fase più complicata della stagione. Contro la matricola Sestri Levante, Zeman deve rinunciare al contributo di Dagasso, Cornero, Pellacani e Vergani. Aggregati Primavera, Palumbo e Zeppieri. Tugnov tra i titolari e la novità sostanziale. Conferma per Franchini che ad Arezzo è stato il migliore dei centrocampisti. Play squizzato che però non è al 100% a causa di un colpo all'anca, retaggio della sfida in terra toscana. L'ex Inter dovrebbe partire dall'inizio, se così fosse l'escluso sarebbe Aloy. Davanti invece il tridente Merola, Cuppone, Cangiano. In sintesi due soli cambi rispetto all'11 schierato ad Arezzo. Sestri Levante quart'ultimo con 22 punti in serie utile da due giornate, vittoria a Lucca per 3-1, 0-0 nell'ultimo turno al Ferraris di Genova nel derby con l'Entella. Impronta chiara, riconoscibile, atteggiamento propositivo. A Carrara, storia del match di andata, per i biancazzurri non fu affatto una passeggiata. Tutti a disposizione del tecnico Enrico Barilari. Sistema di gioco 4-3-3, Anacoura tre pali in difesa, Podda, Pane, Oliana e Furno. A centrocampo Sandri, Play, Mezzeali, Candiano e Parlanti. In attacco Gala e Forte a supporto di Margiotta. Intanto sono contento che abbia risolto il piccolo problema di salute che ha avuto e che quindi già da qualche partita l'abbiamo rivisto in panchina e credo e spero in buona salute, quindi sono molto contento di rincontrarlo. È una partita che richiedeva forse un mese, perché comunque il suo gioco tutti lo conosciamo, però poi alla fine risulta sempre difficile da rintuzzare. Non a caso il Pescara è la squadra che entra di più in area di tutto il campionato, con più tocchi in area, con più passaggi progressivi, con un maggior numero di rigori a favore, che non è un dato sull'arbitraggio, è un dato sul fatto che loro entrano tantissimo dentro l'area di rigore con la palla e quindi di conseguenza subiscono anche più falli rispetto alle altre squadre. E quindi è una squadra che la devi prendere in un certo modo, perché se sbagli a prenderla ti dà la sveglia. Ci sono partite delle squadre di Zeman dove a un certo punto se tu stacchi con la testa loro dilagano e ti fanno fare una brutta figura. È una squadra che per filosofia, come tutte le sue squadre, poi magari ti concede anche qualcosa e devi essere bravo ad andare a prenderti quel qualcosa cercando di non subire troppo. Per me Sestri Levante è una buona squadra, impostata bene, gioca anche bene, però ogni tanto fa anche giocare gli altri. Già all'andata per me hanno fatto buona partita, ci hanno messo spesso in difficoltà e penso che ci mettono in difficoltà anche domani.